Mister, dopo 2 mesi e mezzo di lavoro, 5 gare con amichevoli, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, arriva la prima fase ad eliminazione in vista dell'Europeo del prossimo anno. A che punto è la squadra? Ma la squadra diciamo che è a buon punto, è una squadra che in tanti effettivi non ha l'abitudine a giocare questi appuntamenti importanti. Io per primo, come allenatore di nazionale, non sono più abituato a farli da, diciamo che ho avuto più la possibilità di farli da calciatori, partite importanti con la maglia nazionale, quindi c'è grande emozione, c'è grandi aspettative. È un gruppo di ragazzi secondo me di buona qualità e sono convinto che sanno qual è l'importanza di questo qualific round e abbiamo tutta l'intenzione e le capacità per poterlo passare in modo brillante. Affronteremo nell'ordine Albania, Macedonia e Serbia. Quali insidie dobbiamo attenderci dalle nostre avversarie? Ma ormai il calcio europeo, il calcio mondiale, insomma, si sta livellando. Prima probabilmente Albania, Macedonia negli anni dietro erano un gradino sotto rispetto magari a tante nazionali europee, comprese la nostra. Adesso si è tutto livellato, giocatori di tutta Europa vanno a giocare fuori, fanno esperienza. Penso che il nostro ostacolo maggiore, la nostra insidia più grande può essere affrontare le partite con poca intensità mentale, con poca cattiveria agonistica, perché troveremo degli avversari che invece nel loro DNA hanno queste grandi capacità di aggressività e di dinamismo che ci possono creare qualche problema. A questo punto le chiedo quali sono invece i nostri punti di forza, le carte migliori che possiamo giocarci in questi 3 match. Ma io penso che noi dobbiamo puntare molto sul nostro collettivo e sono convinto che poi nel collettivo si potranno, come dire, esaltare le qualità dei singoli. Presumo che questa squadra abbia grosse potenzialità nel reparto offensivo e dobbiamo cercare di sfruttarle al meglio. Un'ultima cosa, lei ha vestito la maglia azzurra da calciatore, da 2 mesi e mezzo è tornato in azzurro da allenatore, che effetto le ha fatto? Ma insomma, ogni volta che dovevo rispondere a una convocazione, a uno stage, a una partita, avevo sempre, insomma, i brividi e lottavo ogni giorno in allenamento per tenermi stretta la maglia azzurra. Da allenatore posso dire che le mie responsabilità aumentano perché rappresentiamo l'Italia, rappresentiamo un paese importante e ho tante aspettative, perché sicuramente fare l'allenatore e avere i ragazzi ogni giorno è una cosa, fare il selezionatore è un'altra, però insomma cerco dal primo giorno di avere empatia con i miei ragazzi, di avere un rapporto umano che vada al di sopra della componente tecnica, perché sono convinto che nel momento in cui si instaura un rapporto umano importante, c'è empatia con i giocatori, sicuramente ti ripagano in campo. Grazie e in bocca al lupo. Crepi lupo, grazie a voi.